10 razze di cani sconosciute più forti del mondo. Numero 10. Cane Bullicutta. La teoria più accreditata racconta che la razza si è sviluppata durante la dominazione coloniale britannica in India, quando vennero incrociati cani da caccia autoctoni con esemplari di mastife alano tedesco. Va detto che però gli esperti non giudicano plausibile questa ipotesi dato che sia il mastiff che l'alano non riuscirebbero ad adattarsi alle condizioni climatiche. Numero 9. Cane Boer Boel. È una razza canina di origini piuttosto recenti che viene dal Sudafrica. Cane di grande taglia mesomorfo dal carattere piuttosto equilibrato e dall'aspetto potente, grande muscolatura e testa larga, molto calmo e tranquillo rimane sempre vigile e protettivo verso i conoscenti. Nonostante però l'aspetto imponente risulta avere un carattere calmo e tranquillo, molto protettivo nei confronti delle persone che conosce. Numero 8. Rhodesian Ridgeback. Rhodesian Ridgeback, dal Sudafrica arriva un cane da caccia molto particolare, chiamato così la sua cresta sul dorso e perché la Rhodesia, l'odierno Zimbabwe, è il suo paese di origine. Il Rhodesian Ridgeback oltre che come compagno dei coloni era usato anche per la caccia a leopardi, babbuini e alla selvaggina veloce, in particolare per catturare il leone, operazione piuttosto pericolosa ma che gli ha regalato la fama di Talion Dog. Numero 7. Mastino Tibetano. Gli inglesi furono i primi a importare in Europa questa razza, che essi trovarono in India ai tempi del loro insediamento in quelle terre. Sempre in Inghilterra c'è traccia di allevamenti per questa razza che nel tempo ha perso molto in popolarità e diffusione. Il mastino tibetano ha origini veramente remote, tanto che tracce della sua esistenza sono riscontrabili nelle descrizioni fornite da Aristotele prima e Marco Polo successivamente. Numero 6. Cane Kangal. Il Kangal è considerato il cane nazionale della Turchia, proveniente dalle zone della città di Kangal. Da ricordare è la struttura fisica del Kangal, che non è appesantita come in altri mastini, inoltre la sua notevole mole si dimostra molto proporzionata in tutte le sue parti e ciò gioca in favore riguardo velocità e agilità. Il suo carattere calmo, controllato ed indipendente fa del grosso Kangal un alleato ottimo per la difesa dell'uomo. Numero 5. Cane Corso. Il cane corso è un discendente del Canis Pugnax di origine romane, un molosso utilizzato principalmente per la caccia. L'etimologia del nome corso non è chiara. Alcuni ritengono che la parola tragga origine dal latino cors che significa protettore, guardia, mentre altri ritengono che il nome derivi dal greco cortos che significa cortile, altri ancora attribuiscono l'etimologia ad un'antica parola celtica che indicava la forza. Numero 4. Cane Shaun King. Originariamente veniva impiegato per la caccia al cinghiale e al coniglio, oggi, invece, è impiegato in Cina come cane da guardia e cane da compagnia. È uno dei cani più rari e meno conosciuti al mondo. Caratterialmente è un cane molto affettuoso e protettivo nei confronti della famiglia, ha buone capacità di apprendimento ma deve essere adeguatamente addestrato altrimenti tende ad essere aggressivo. Numero 3. Cane Vippe Cinese. Modificato geneticamente Centificus cinese cani al fine di conferire loro un'enorme massa muscolare su Primirles, per un gene, come risultato, ha creato questa gara che ha un numero impressionante di muscoli e si prevede di avere la capacità di correre veloce, il che è un bene per la caccia e per forze militari e di polizia. Numero 2. Cane Presa Maio. Questa è una potente razza di aspetto possente nell'occhio di un essere umano. La diga dei molossi nel maggio, è il concetto di una nuova razza di cane che è stato presentato al mondo. Si è sostenuto che questa gara fornirà un cane di un temperamento al compatta, agile, potente e con grande capacità di lavoro e obbedienza. Numero 1. Cane Bandog. Nasce dall'incrocio fra varie razze al fine di avere un poderoso cane da guardia, i molti incroci sono il motivo fondamentale per il mancato riconoscimento e definizione del relativo standard per il Bandog. Si presume che la parola Bandog sia scaturita dall'uso di forti catene per legare i cani così creati. Il Bandog è un cane massiccio, dall'ossatura pesante, agile, potente ed estremamente intelligente. Non adatto a essere impiegato come cane da compagnia.